promuovere e valorizzare l'innovazione toscana all'estero, sostenere lo sviluppo di start-up innovative e favorire il loro accesso al mercato statunitense. Queste le finalità dell'accordo di collaborazione siglato giovedì 7 dicembre tra Regione Toscana, Giunta e Consiglio e Consolato Generale d'Italia a San Francisco. La firma dell'accordo, che sancisce un ulteriore passo avanti per avvicinare la Toscana alla California e alla Silicon Valley, dopo l'apertura di Casa Toscana all'interno di Innovit, è avvenuta presso la sede del Consolato e sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Masseo, l'Assessore all'Economia e Turismo Leonardo Marras e il Console Generale Sergio Strozzi. Sono davvero felice che oggi sigliamo insieme al Console Generale a San Francisco, insieme alla Giunta regionale, un protocollo per avvicinare la Toscana e la California, per costruire le condizioni per portare qui le migliori esperienze di imprese operanti in Toscana e di attirare investitori e aziende verso la nostra bellissima regione. La Toscana è terra di arte, di cultura, di bellezza, ma è una terra dal grande ingegno e oggi siamo qui per costruire nuovi ponti tra le nostre due bellissime terre. Sono davvero orgoglioso di sottoscrivere insieme al console generale Sergio Strozzi, insieme all'assessore Leonardo Marras per la regione toscana, un protocollo che unisce la California con la nostra Toscana. È un modo per costruire connessioni, ponti, per dare nuove opportunità alle imprese, specialmente quelle high tech, e costruirgli uno spazio virtuale di incontro con gli investitori della Silicon Valley. È un'occasione bella perché la Toscana non è solo una terra di cultura, di arte, ma è anche una terra dal grande ingegno e oggi qui sigliamo l'inizio di un nuovo futuro insieme. Consolidiamo questo rapporto che si è avviato soltanto qualche settimana fa e grazie al Consolato Generale qui a San Francisco è possibile avere un piede in Silicon Valley. Questo ci permette di aprire la mente, rendersi conto di dove va il mondo, permettere alle nostre imprese di fare un percorso verticalizzato che non si limita al lago del nostro territorio o addirittura dell'Europa, e abbiamo bisogno, soprattutto nello sviluppo tecnologico, di sentire che cosa succede da queste parti. E ci permette anche di realizzare un programma pluriennale, avere quindi qui l'hub dello Stato, perché questa scelta del governo va davvero apprezzata, ci consente di programmare interventi e missioni e di migliorare anche la relazione con questo mondo. L'obiettivo è abbastanza semplice, noi dobbiamo accelerare sul fronte dell'innovazione tecnologica, sapere che il nostro sistema produttivo deve intraprendere un percorso non solo di uso delle nuove tecnologie, ma se possibile contribuire anche allo sviluppo delle tecnologie per le nostre produzioni, non solo quelle più avanzate, ma anche e soprattutto affiancare la tecnologia alle produzioni tradizionali. Questo è quello che possiamo cominciare a fare proprio dopo la firma di questo protocollo. È un grandissimo piacere quello di aver firmato un protocollo con la Regione Toscana come Consolato Generale d'Italia a San Francisco, posso dire che è un caso in cui la collaborazione è iniziata ancora prima della firma di un documento formale, collaborazione che è stata avviata proprio con le prime missioni già da settembre della Regione Toscana qui a San Francisco e che oggi questo momento formale di firma di un protocollo di collaborazione che si estende proprio a tutti i settori ed è teso a far sì che tra Regione e Consolato Generale ci sia un dialogo costante nel individuare nuovi campi di collaborazione, nuove modalità di collaborazione, ovviamente attraverso Innovit, che è il nostro nuovo Italian Innovation and Culture Hub in San Francisco, in campo business, startup, quindi innovazione, tecnologie nuove, ma anche in campo culturale. Quindi nel 2024 abbiamo già in programma alcuni eventi e attività molto importanti che porteremo avanti insieme, Consolato Generale e Regione.
Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente Gianni, oltre al Presidente Mazzeo del Consiglio regionale e all'Assessore Marras che sono qua in delegazione, perché devo dire che la Regione Toscana ha mostrato una grande efficienza nel portare avanti i suoi progetti a San Francisco e come Consolato Generale e in generale l'Ambasciata a Washington e il Ministero degli Esteri siamo molto lieti di poter contribuire qui come punta di forza dell'Italia a San Francisco a questa presenza rinnovata della Toscana in Silicon Valley. L'India, le sue tradizioni, la sua trasformazione. Questo è il soggetto della mostra My India Megalopolis, un progetto del fotografo Rocco Rorandelli, un viaggio visuale nel subcontinente indiano, a testimoniare lo straordinario processo di urbanizzazione che sta portando 250 milioni di persone a spostarsi dalla campagna alle città. La mostra è stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, alla presenza della Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, del curatore Martino Marangoni e dell'autore. Oggi si inaugura il Festival di Cinema Indiano che da 23 anni porta il cinema indiano a Firenze, River to River, e da qualche anno si accompagna sempre al Festival una mostra fotografica organizzata dalla Fondazione Marangoni. Quest'anno la mostra è ospitata presso il Consiglio regionale ed è la mostra di Rocco Rorandelli che da anni fa un lavoro di scandaglio molto attento sulle periferie delle grandi megalopoli indiane e ha portato il meglio del suo lavoro qui al Consiglio regionale. È una mostra di foto bellissime nelle quali non si perde nulla di ciò che ci si aspetta dall'India, ma in una versione sempre non stereotipata, non frusta, nuova, fresca, con lo sguardo di un occidentale che vede crescere l'India, ne vede le novità e però appunto è capace di cogliere le meraviglie di questa tradizione millenaria, di questa cultura millenaria. Per noi a Firenze in Toscana l'India e la cultura indiana sono una presenza ormai abituale, sono quasi domestiche, ma non dobbiamo dar per scontato tutto questo, è frutto di grande lavoro di Selvaggia Velo, degli organizzatori di River to River e di un grande supporto delle istituzioni tra cui il Consiglio regionale della Toscana. Il lavoro di Rocco Rorandelli è un lungo viaggio anche negli anni delle grandi metropoli indiane, in cui si mette in evidenza la convivenza fra la città antica e invece la città in costruzione da ormai qualche decennio, con questo contrasto fra ricchezza e povertà. Nell'insieme bisogna un po' anche guardare come l'articolazione e la narrazione per serie di lavori, per cui in particolare alcune delle immagini più che sottolineano questo contrasto sono quelle più vedutistiche, in cui sono i grattacieli circondati dalle baraccopoli, dalle città, delle persone disagiate. My India Megalopolis è un progetto personale che sto realizzando ogni qualvolta mi reco in India. Ho una famiglia per metà indiana, quindi dal 2007 io almeno una volta l'anno sono in India, e chiaramente dal primo approccio con questo paese sono sempre rimasto affascinato da quanto la costruzione dei centri urbani sia un modo per leggere anche la società. È una costruzione che avviene attraverso ovviamente la conquista di spazi, quindi in questi anni, da quando appunto vado in India, ho visto parchi, boschi, campi che sono scomparsi e al loro posto sono arrivati centri commerciali o grandi edifici. Quindi chiaramente c'è un'antropizzazione del paesaggio. Però al tempo stesso i centri urbani forniscono anche quelli che sono dei punti di riferimento nuovi per una società che chiaramente cambia, e quindi spazi dove ti puoi esprimere a livello di individuo, di sessualità diversa, quindi questo viene fornito grazie a un'urbanizzazione, a costruzione di una società che chiaramente cambia nel tempo. A livello fotografico chiaramente tutto quello che dico, a volte non è così semplice avere una visione di un concetto, quindi ci sono delle immagini che possono raccontare alcuni aspetti di quelli, di quelli che voglio cercare di tirare fuori. C'è per esempio un'immagine dall'alto di una serie di edifici all'interno di una zona
disboscata, e quello, cioè, mi dà proprio l'idea, no? di questi grandi edifici che sono nati quasi come dei funghi, come, quasi diciamo dal terreno, in mezzo a questa spianata deserta, appunto. Ci sono anche ritratti, vogliono raccontare un po' invece l'intimità, la parte più della società che cambia insieme al paesaggio, quindi chiaramente io sono un fotografo che lavora per le selezioni, cioè con delle selezioni ampie, quindi non è la singola immagine che conta, è più il progetto in toto, con immagini diverse che messe insieme cercano di dare un po' una mia interpretazione, una mia visione. Infatti il lavoro, appunto, è molto personale, anche il titolo stesso indica questo, insomma. Presente anche Selvaggia Velo, direttrice del Florence Indian Film Festival. Intanto siamo felicissimi e ringraziamo il Consiglio regionale della Toscana per aver ospitato la mostra nei propri spazi, e rinnoviamo anche il ringraziamento alla Fondazione Studio Marangoni, Martino Marangoni, per averla curata, e sono tanti anni che collaboriamo. Queste foto di Rocco Ronandelli sono molto belle e raccontano un'India metropolitana, un'India di tutti i giorni, un'India, no, normale, diciamo, ecco. E al festival noi, coi film, coi lungometraggi, coi corti e coi documentari, raccontiamo delle storie. Ci sono anche storie di vita normale, profondamente legata alla tradizione indiana, ma un'India contemporanea, esattamente come queste foto. Quindi siamo felici che, girato l'angolo, dopo aver visto la mostra, si possano vedere anche dei film su un grande schermo. Dopo il successo della scorsa edizione, con oltre 15.000 visitatori, torna anche quest'anno la mostra dei presepi d'arte a Sansepolcro, la città della Val Tiberina in provincia di Arezzo e al confine con l'Umbria. Un evento che quest'anno assume un'importanza particolare, dato che si festeggiano gli 800 anni del primo presepio, quello di greccio realizzato da San Francesco. La mostra è stata presentata al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso, alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti e il presidente dell'Accademia Enogastronomica della Val Tiberina Domenico Gambacci. Quest'anno sono 800 anni dalla creazione del primo presepio al mondo, quello di greccio. È stata mia intenzione portare qui nel Consiglio regionale della Toscana la presentazione di una delle esposizioni di arte presepiale tra le più riuscite della provincia di Arezzo. Parlano chiaramente i numeri dello scorso anno, oltre 15.000 presenze, sono certo che quest'anno verranno superate. C'è una grande maestria degli artigiani nel realizzarle, c'è un grande sforzo da parte dell'Associazione Accademia Enogastronomica di provvedere all'organizzazione del tutto. Mi congratulo con l'amministrazione comunale di Sansepolcro, che è molto sensibile ai valori della nostra tradizione. Dobbiamo conservare le nostre radici perché l'albero della nostra civiltà possa prosperare ancora. E queste sono quelle occasioni che ci danno modo, ecco, di riflettere come si stanno avvicinando anche degli altri anniversari particolarmente importanti. A Sansepolcro sicuramente è passato San Francesco. Abbiamo ancora, ecco, lo splendido eremo di Monte Casale, e il prossimo anno saranno 800 anni dalle stigmate e fra 2 anni 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. Credo che la Toscana debba essere assolutamente protagonista in questo cammino. L'8 dicembre, appunto, c'è l'inaugurazione di questa mostra, che è arrivata alla quarta edizione e della quale siamo molto orgogliosi, perché, come vedete dalla pubblicità, ha raccolto il patrocinio di tutti i comuni della Val Tiberina e anche della provincia. Quindi è un fiore all'occhiello della nostra città, che ci pregiamo, appunto, di mostrare ai graditissimi ospiti che vengono anche da fuori regione. Sicuramente siamo nei confini con l'Umbria, e anche lo scorso anno è stato molta frequenza. Questa mostra si estende, appunto, dalla chiesa dei Servi, e si estende anche alla limitrofa ex scuola Luca Pacioli, con tanti presepi diciamo tradizionali, più ci saranno delle rappresentazioni umane di alcune scene tipiche del nostro Natale. Ma tante associazioni sono ormai famose per il presepe, per esempio Città di Castello, che sono anni e anni e anni che fanno
questa mostra presepiale che raccoglie a loro volta raccolgono tanti altri enti italiani o associazioni, per cui c'è anche una zona, alcuni presepi internazionali, per cui ci sarà da vedere tante bellissime cose. Uno si potrebbe chiedere com'è che un'accademia gastronomica organizza una mostra presepiale. Diciamo che noi come accademia festeggiamo i nostri 10 anni di attività in quest'anno e da qualche anno ci siamo molto spostati su un discorso anche culturale e turistico. Da qui nasce l'idea di fare questo presepe, che è una sede, una chiesa adiacente alla nostra sede che avevamo da molto tempo, che era un po' in disuso, diciamo. Eravamo partiti per metterci un presepe e basta, e poi ci abbiamo fatti prendere la mano e l'abbiamo insomma riempita di presepi. E quindi insomma è l'occasione anche per vivere il Natale, insomma poi il presepe è una nostra tradizione. Assolutamente sì, la mostra poi ha avuto un'esplosione di presenze non indifferente, solo 4 anni, che siamo alla 4ª edizione, abbiamo avuto 2 anni di fermo con il Covid. L'anno scorso abbiamo avuto 15.000 presenze, quindi sono anche numeri importanti per una, diciamo, una mostra abbastanza giovane.